La GLF di Castro Chilari, azienda leader nella tipografia di Marilena Ciancio e Lello Garofalo, continua la sua sfida imprenditoriale iniziata nel 2019 con la trasformazione di parte dell'azienda con la produzione di mascherine chirurgiche, in un periodo in cui era difficile reperire i dispositivi di protezione con la pandemia in corso. L'azienda guarda sempre più al futuro e oggi diventa un'azienda cartotecnica e si occuperà della trasformazione fisica dei manufatti cartacei. In questo periodo di pandemia siamo riusciti con molte difficoltà a rimanere a galla, ad andare avanti nel nostro lavoro, con dei cambiamenti a cui non eravamo abituati, ovviamente, perché abbiamo dovuto reinventarci, come reinventarci un lavoro, visto che ci occupavamo di tutt'altro. Però con l'impegno e la buona volontà siamo riusciti e abbiamo ottenuto questi bei risultati. Lo si vede dal progresso, insomma, nell'acquisto di questi nuovi macchinari che sono all'avanguardia. Speriamo di poter continuare così, di crescere sempre di più, in futuro e avere ancora tante soddisfazioni in questo settore. La forza dell'azienda è sicuramente la famiglia e l'esperienza del signor Gennaro Garofalo, capostipite che con i quasi 30 anni nell'ambito tipografico ha trasferito tutte le sue conoscenze ai figli Graziano, Lello e Arianna. Ma il maestro è bravo se ha degli alunni bravi. I miei figli hanno avuto il merito di trasformare in oro gli insegnamenti. Così, dopo tanti sacrifici fatti da tutta la famiglia al completo, anche grazie alla serietà, si è raggiunto questo traguardo. Un grandissimo abbraccio, purtroppo virtuale, anche a nome di mia moglie che, se non avesse avvallato le nostre scelte, oggi non saremmo qui a parlare. La misura di macchinari innovativi e l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'obiettivo di sostenere la realizzazione nelle regioni meno sviluppate, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, di programmi di investimento diretti, ha consentito la transizione del settore manufatturiero verso la fabbrica intelligente, la cosiddetta 4.0. E il Ministero dello Sviluppo Economico ci ha concesso il finanziamento, l'agevolazione. Ci ha concesso l'agevolazione anche dovuto al fatto che il nostro progetto è a basso impatto ambientale e quindi ad efficienza energetica. Questo proprio è stato uno dei punti fondamentali a far sì che il progetto ci venisse finanziato. L'azienda partecipa ad un programma operativo nazionale PON Imprese e Competitività, riservata ai programmi di investimento innovativi basati sulle tecnologie per un manufatturiero sostenibile in grado di garantire un utilizzo più efficiente dell'energia. Un investimento che è sicuramente una ricchezza, vorrei dire per il territorio, ma io penso che con questa produzione si andrà ben oltre il territorio. Macchinari ad alta tecnologia e a basso impatto ambientale, perché questo è un investimento, mi è stato spiegato, ecosostenibile. 15.000 stampe in un'ora, tutto automatizzato con la capacità, ecco, di rilevare anche eventuali problematiche di cromatura. Io penso che un plauso come sindaco a un'azienda nostra di Castrovillari, ma un'azienda che guarda al futuro, va fatto. E la mia presenza qui oggi sta a testimoniare proprio questa, una vicinanza della città a un investimento, a una realtà aziendale che merita di crescere come in effetti sta crescendo. La Speedmaster CD102 presente nella GLF è la macchina da stampa lineare universale per la stampa commerciale di imballaggi ed etichette, dotato di tecnologia innovativa. I suoi punti di forza sono evidenti nella produzione di imballaggi specializzati fino a 7 colori. Grazie alle sue moderne attrezzature, la Speedmaster CD102 offre un enorme valore per la tipografia, benefici di una tecnologia collaudata a mille volte. Ovviamente l'azienda, avendo investito tanto su tecnologie e su macchinari innovativi, sarà
sicuramente competitiva, perché ovviamente si raggiungeranno dei tempi di produzione veramente brevi, tali da poter affrontare un mercato con dei prezzi davvero interessanti.